Il percorso della mostra si snoda lungo le cinque sale del primo piano di Palazzo Cesano. La sala introduttiva racconta soprattutto come i pesci fossili si conservano e quindi espone reperti nei quali si possono notare le diversità delle modalità di fossilizzazione, dalla conservazione, diciamo, a cui siamo più abituati, a quella su una lastra che magari si è spezzata, ci permette di conservare impronta e controimpronta, sino alle cose più strane per cui alcuni pesci possono conservarsi per esempio all'interno di noduli mantenendo la loro conservazione come reperti tridimensionali, quindi nella loro completa caratteristica naturale. Subito dopo questa sala in cui si parla un po' dell'origine e del tema della mostra, vengono esposti prima i reperti più antichi trovati in Friuli, quindi quelli provenienti dai periodi precedenti al Triassico, per poi passare nelle due sale successive all'illustrazione dei due siti più importanti per quanto riguarda i pesci fossili friulani, che sono quello di Raibner, quindi di Cave del Predil, e quello di Preone. Il sito di Raibner è noto sin diciamo almeno 2 secoli, se non più, perché è oggetto di sfruttamento dal punto di vista minerario, e quindi le ricerche geologiche permisero già allora di far individuare i primi reperti di pesci fossili. Il ritrovamento invece dei vertebrati in territorio di Preone, in realtà noi usiamo il termine Preone, ma si tratta di tutta l'altra valle del Tagliamento. Bene, in questo sito i primi ritrovamenti sono di circa una cinquantina di anni fa, ma gli studi maggiori sono quelli compiuti negli ultimi decine di anni, grazie alla collaborazione sviluppata fra il Museo di Storia Naturale di Udine e l'Università di Milano. Questi reperti rappresentano completamente il sistema di rete trofica, cioè dell'insieme dei rapporti tra i vari esseri presenti in questi bacini marini, che erano bacini marini poco profondi. In alcuni casi, soprattutto nel caso di Preone, con momenti di anossia, il che significa che c'erano fasi in cui il fondale marino, la zona più profonda di questi bacini, non era vivibile e per mancanza assoluta di ossigeno nei livelli più bassi. Nell'ultima parte della mostra si può osservare invece un momento assolutamente più spettacolare, con la ricostruzione tridimensionale proprio del bacino di Preone, con alcuni dei pesci che nuotano come fossero un vero acquario.